Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne, nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Pater noster ques in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Dal Libro di Cielo, volume 19, 6 maggio 1926. Come quelli che vivono nel volere divino sono i primi innanzi a Dio e formano la sua corona. Stavo secondo il mio solito fondendomi nel santo volere divino e pregavo la Mamma Celeste che venisse insieme con me, che mi desse la sua mano, affinché, guidata da lei, potessi ricambiare il mio Dio di tutto quell'amore, di quell'adorazione e gloria che tutti gli devono. Ora, mentre ciò dicevo, il mio amato Gesù si è mosso nel mio interno e mi ha detto: figlia mia, tu devi sapere che i primi
innanzi alla Maestà Suprema sono quelli che sono vissuti nel mio volere e che mai sono usciti dalla mia volontà. La mia mamma venne nel mondo dopo 4.000 anni, eppure innanzi a Dio fu prima di Adamo. I suoi atti, il suo amore, stanno nel primo ordine delle creature, sicché gli atti suoi sono prima di tutti gli atti delle creature, perché fu essa la più vicina a Dio, vincolata coi vincoli più stretti di santità, di unione e di somiglianza. E col vivere nel nostro volere i suoi atti si rendevano inseparabili dai nostri. E come sono inseparabili, si rendono gli atti più vicini, come cosa connaturale al suo creatore. Il prima e il dopo nella nostra volontà non esiste, ma tutto è come atto primo. Perciò chi vive nella mia volontà, ad onta che venisse per ultimo, è sempre il primo di tutti. Sicché non si guarderà l'epoca in cui le anime usciranno alla luce del tempo, ma si guarderà se la vita della mia volontà è stata in esse come centro di vita, regnante e dominante in tutti i suoi atti, come regna e domina nel seno della divinità. Queste saranno le prime. I loro atti fatti nel nostro volere si eleveranno su tutti gli atti delle altre creature e tutti resteranno dietro. Perciò queste anime saranno la nostra corona. Vedi, come tu chiamavi la mia mamma nel mio volere per ricambiarmi dell'amore, adorazione e gloria, il mio volere vi ha unito insieme l'amore, la gloria, l'adorazione che faceva la sovrana regina. E sono diventati atti tuoi e i tuoi della mia mamma. La mia volontà tutto ha messo in comune e gli uni si sono resi inseparabili dagli altri. Ed io sentivo in te la voce della mia mamma, il suo amore, la sua adorazione, la sua gloria. E nella mia mamma sentivo la voce tua che mi amava, mi adorava, mi glorificava. Come mi sentivo felice nel trovare e sentire la mamma nella figlia, la figlia nella mamma. La mia volontà unisce tutto e tutti. Non sarebbe vero vivere nel mio volere né operato della mia volontà se tutto ciò che ad essa appartiene e tutto il suo eterno operato non fosse accentrato nell'anima che in essa vive e tiene il suo regno e dominio. Se ciò non fosse, il regno della mia volontà sarebbe un regno diviso, ciò che non può essere, perché la mia volontà unisce tutto insieme il suo operato e ne fa un atto solo. E se si dice che crea, redime, santifica e altro, sono effetti di quell'atto solo, che mai cambia azione. Perciò chi vive nel mio volere, la sua origine è eterna, inseparabile dal suo creatore e da tutti quelli in cui la mia volontà ha tenuto il suo regno e il suo dominio. Cominciamo la meditazione subito, fermando la lettura, anche se il brano è breve, ma pur essendo breve è molto profondo e intenso. È proprio uno di quei passi che pur apparentemente non sembrando così coinvolgente o straordinario, però dà proprio l'impressione di essere una perla preziosa. Attraverso questi scritti certamente il nostro Dio e Signore Gesù ha donato dei tesori, veri e propri tesori,
che però in parte sono rimasti nel dimenticatoio. E quando non sono rimasti nel dimenticatoio, spesso sono poco compresi. Farli nostri e cercare di comprenderli significa divinizzare tutto il nostro umano, percorrere senza ombra di dubbio una strada sicura di santità. E quando in essa si cammina, si può essere sicurissimi non solo di avere una grande unione con Dio, ma anche di ricevere per sé e anche donare a tutta l'umanità tanta di quella grazia, ecco, che la misura sovrabbondante è adeguatamente espressa solo dalla pienezza di grazia in cui è vissuta la protagonista del discorso di oggi, perché oggi il discorso di Gesù è un sacrosantissimo e giustissimo elogio della Divina Maria. E tra l'altro ci viene dato anche qualche salutare consiglio sul come fare nostri davanti a Dio gli atti suoi, quelli della Madonna, e fare sì che i nostri atti riecheggino nei suoi. Noi pensiamoci, proviamo a pensarci. Cioè, se io un giorno potessi, io o tu un giorno potessimo vedere che mentre la Madonna compiva i suoi santissimi atti di adorazione, di amore, come pregava la Madonna, come erano i suoi trasporti d'amore, la sua preghiera profonda. Non credo che sia concesso a creatura umana, di manco angelica forse, di rappresentarsi una cosa di questo genere. Pensiamo se, ma questo Gesù dice che è possibile, un giorno dovessimo sapere che le nostre preghiere, le nostre adorazioni, i nostri poveri atti d'amore erano quelli suoi, erano uniti ai suoi. I miei sono diventati suoi, così come i suoi nella divina volontà possono diventare i miei. Basta che chiamo la Madonna nella divina volontà ad amare Gesù in me. Se ci si fa caso, insomma, durante sia la preghiera preparatoria alla meditazione, sia l'orazione, la breve preghiera conclusiva, io mi rivolgo alla Madonna, ma non certamente in maniera casuale, e né tanto meno perché penso di sostituire la Madonna all'Altissimo, penso che la Madonna sia più grande dell'Altissimo, lungi da me, insomma, ecco, neanche lontanamente prospettare, ecco, sciocchezze di questo genere, no? Ma sulla base della convinzione fermissima che quanto più la Madonna interviene, opera in noi, quanto più stiamo uniti a lei nel nostro pregare, nel nostro meditare, tanto meglio comprenderemo e tanto più faremo, perché lei è unica, cioè, ed è una di noi, è un membro della razza umana, vissuta molti anni dopo Adamo nella cronologia biblica, che Gesù negli scritti tranquillamente fa sua e sottoscrive. Qui siamo il 6 maggio del 1926. Io quando penso queste cose, già in quei periodi, insomma, ecco, c'erano già stati diversi subbugli per quello che riguardano i cosiddetti progressi della scienza, o a volte pseudoscienza, insomma, circa tutte quante le cose che sappiamo, insomma, no? Le ipotesi cosmologiche, la datazione dell'universo, eccetera, eccetera, no? Qui bisogna prendere atto che Gesù sottoscrive il calendario biblico, punto. Il perché, quindi, se si sta adeguando
come dire, alla mentalità comune del tempo, o se vuole che la mentalità dominante del tempo faccia un piccolo stop e rifletta bene sull'elaborazione dei dati che gli sembra avere a disposizione, io questo non lo so dire. Prendo atto però semplicemente di questo particolare. In ogni caso, cioè, che siano 4.000 o che siano altri, il senso del discorso di Gesù è molto semplice. La Madonna è vissuta 4.000 anni dopo Adamo, no? Quindi nell'ordine, diciamo così, nella sequenza degli esseri umani, così come si sono avvicendati sulla Terra, non è certamente la numero uno. Il numero uno è Adamo, ecco. Ma è la numero uno. Cioè, va avanti a tutti. La Madonna, tra l'altro, il suo andare avanti è una primatista assoluta, perché la Madonna non è andata soltanto avanti a tutti gli esseri umani, è andata avanti anche a tutti gli angeli del cielo. Quindi io vorrei che si facesse, che fosse chiaro, insomma, no? Che quando si parla di Maria si parla, a seconda di come la si considera, o della numero uno, cioè se si considerano gli enti creati, quando si parla di Maria Santissima si parla della numero uno. E questo numero uno è un numero uno che da solo va oltre, quindi non è che sei il numero uno ma il secondo sta a poca distanza, no, è il numero uno, il secondo sta a infinita distanza, perché in lei, cioè lei è il numero uno, non del secondo, nel senso che prevale sul secondo, ma che è più grande anche di tutti gli altri angeli e uomini messi insieme. D'accordo? Questo bisogna tenerlo ben presente. Nelle chiacchierate apparizioni di Amsterdam, che all'inizio del XXI secolo hanno ricevuto però un riconoscimento da parte del vescovo locale, c'è una preghiera, anche quella che è stato oggetto di contestazione, la congregazione della dottrina della fede l'ha voluta modificare, no? Però è una preghiera in cui la Madonna gioca sul contrasto tra il titolo Signora di tutti i popoli, che è quello con cui si è presentata ad Amsterdam, e Maria, la famosa preghiera nella versione originale che poi la congregazione ha modificato per opportunità pastorali, dice così: che la Signora di tutti i popoli, che una volta era Maria, sia la nostra avvocata. Io capisco, insomma, che una persona sprovveduta, cioè il livello medio, diciamo così, dei nostri fedeli, insomma, difficilmente renderebbero magari comprensibile il senso di tale preghiera, ma io ho capito subito, cioè, che cosa intendevo, insomma, se non vorrei, insomma, apparire presuntuoso, cioè la Madonna è stata adesso da Dio elevata al di sopra di tutto e di tutti, perché gli sono stati riconosciuti quei meriti oggettivi infiniti in cui lei è vissuta, che fanno di lei appunto la numero uno. Ora, se dipendesse da lei, lei si continuerebbe ad umiliare il suo nulla, scomparirebbe anche adesso, perché per lei alle basta che ama Dio e si diletta in Lui, non vuole altro la Madonna, non vuole gloria, non vuole titoli, non vorrebbe niente, lei, attenzione, di per sé, ma Dio no. Dio vuole che sia riconosciuta come tale, Dio vuole che le sia dato dei titoli e tutto il possibile e l'immaginabile. E quindi la Signora di tutti i popoli, che una volta era Maria, cioè sembra voler dire fino a quando stavo sulla terra, uno, ero un'illustre sconosciuta, perché nessuno sapeva, si rendeva conto della grandezza della Madonna, almeno fino a dopo l'ascensione. Anche dopo l'ascensione sono gli apostoli e poche creature che hanno compreso e beneficiato anche della bellezza e della grandezza di Maria. E quindi sono passata sulla terra ignorata, e anche il Signore l'ha fatta contenta fino a quando stava sulla terra, cioè di essere ignorata, adesso no. Ovviamente anche questi scritti di Luisa Piccarreta esaltano non poco Maria Santissima, perché Maria Santissima appare come l'unica, cioè tra tutte quante le prerogative, tutti quanti i suoi primati, qui ce ne viene detto un altro,
lei è l'unica, e questo la rende anche evidentemente infinitamente distante anche da Luisa, anche se in tanti punti degli scritti vengono stabilite delle relazioni, delle corrispondenze, ma si tratta evidentemente di accostamenti analogici, non stanno sullo stesso piano, d'accordo? Perché la Madonna sta su un altro pianeta, quindi è andata completamente oltre. E l'unica a custodire il dono della divina volontà dal momento del concepimento fino al termine della sua vita terrena, senza la minima ombra ed ecco perché Gesù la definisce la più vicina a Dio, vincolata coi vincoli più stretti di santità, di unione e somiglianza. Ecco perché anche insomma chi ha avuto la grazia di vedere la Madonna, beati loro, ha visto la creatura più vicina a Dio, cioè quella che in forma creaturale, in forma umana, in forma umanizzata, dopo nostro Signore Gesù Cristo, però nostro Signore Gesù Cristo non è che assomigliava a Dio. Nostro Signore Gesù Cristo nel Vangelo ha detto: chi ha visto me ha visto il Padre. Non è chi ha visto me si può fare un'idea di com'è il Padre perché io gli assomiglio. No, no, ha detto chi ha visto me ha visto il Padre. Mentre la Madonna potrebbe dire: chi ha visto me può farsi un'idea di come è Dio, perché io sono la più vicina, perché io gli assomiglio, d'accordo? Quindi beato chi l'ha avuta, insomma, questa grande esperienza. Ed ecco che poi Gesù, come dire, torna a spiegare il perché si abbia questa situazione, diciamo, di primato, no? Ecco. Oltre che da un punto di vista, diciamo così, oggettivo, nel senso che chi eccelle, anche se viene dopo, automaticamente va al primo posto, no? Ma c'è anche un altro motivo, che è un altro punto da comprendere bene, ecco perché questi scritti bisogna innanzitutto comprenderli. Nella volontà divina non esiste il prima e il dopo. Dio vive in una dimensione che possiamo chiamare eternità increata, nella quale, come diceva il filosofo Boezio, grandemente, egli gode di un possesso simultaneo e senza fine di una felicità piena e perfettissima. Simultaneo e senza fine, ecco il modo con cui, diciamo così, per comprendere il nostro povero cervelletto che è proprio temporalmente strutturato, possiamo rappresentarci questa cosa. Dinanzi a lui, cioè nell'eternità increata, attenzione, la storia si è già tutta compiuta. Nel tempo no, d'accordo, ma di là sì. Quindi la Chiesa nell'eternità increata splende già in tutto quanto il suo splendore, sono già completo il numero degli eletti. Noi purtroppo abbiamo questa strutturale miseria che è legata al nostro essere mortali, al nostro essere viatori, al nostro essere appunto ancora in cammino, nel combattimento, nella prova. Ecco, ma in Dio le cose sono viste e sono fatte diversamente. Ecco perché chi vivrà nella divina volontà tra mille anni andrà avanti a tutti quanti i grandi santi e martiri che ci sono stati, anche, ma, cioè, ovviamente anche gli eroi, insomma, se uno segue, legge il martirologio, insomma, segue la liturgia della Chiesa, segue le vite dei santi, ha letto le vite dei santi, insomma, ragazzi, questi sono veramente dei fuoriclasse, insomma, degli eroi. Ma chi vive ed opera nella divina volontà, trasformando il proprio operato da umano in divino, necessariamente passa immediatamente in testa. Non si guarderà l'epoca in cui le anime usciranno alla luce del tempo, ma se la vita della mia volontà è stata in esse come centro di vita regnante e dominante. E queste saranno le prime. Ecco.
Gesù poi continua, spiega di nuovo che la divina volontà è un atto solo, l'atto unico del Fiat Supremo, si chiama tecnicamente. Anche qui questo è un concetto che noi possiamo comprendere molto limitatamente. Però Gesù spiega, guarda che si dice che la mia volontà crea, redime, santifica, è altro, fa una montagna di altre cose, ma questi sono effetti di quell'atto solo che mai cambia azione. E sappiamo che quell'atto solo che genera la divina volontà, se vogliamo azzardarci a dire che cos'è, non è altro che un'esplosione eterna, infinita, di amore letificante. Ecco perché si dice che tutto quello che Dio fa, ma anche tutto quello che Dio permette, ha sempre un fine di amore, che rarissimamente noi poveri comuni mortali, viatori, riusciamo a cogliere, a comprendere. Qui noi dobbiamo sempre pensare che nella nostra vita terrena viviamo veramente, è come uno stato di lunga interdizione, cioè dove l'ignoranza, per quanto sia squarciata dal lume della fede, che è davvero un lume nelle tenebre, però ecco, io dico sempre anche ai miei fedeli, è un lume di candela. La Chiesa ci fa vivere questa cosa meravigliosa la notte di Pasqua, no? Quando si spengono le luci in chiesa e si entra, diciamo, tutte le candele accese e il sacerdote che entra col cero pasquale acceso, no? Un'immagine bellissima questa qui, dovremmo veramente memorizzarla, no? Che si vede con le, con le piccole candeline accese e col cero pasquale acceso? Sì, si vede in penombra qualche faccia, no? Non si distinguono neanche benissimo i colori dei vestiti, no? Se la chiesa è grande, le mura della chiesa ci stanno dei dipinti, delle opere d'arte, soltanto con la lucetta delle candelette accese non si vedono, ci vuole la luce artificiale, con la luce del giorno. La fede, quella candelina che viene data al bambino il giorno del battesimo, è così. Quindi, per carità, piuttosto che il buio, cioè, una candela è tanto, insomma, no? Perché vedi quanto basta per non andare a finire male, ecco. Ed è esattamente quello che Dio, lo stato in cui Dio ci ha messo in questo mondo. Ecco perché Dio ci ha rivelato soltanto le cose che sono necessarie per la nostra salvezza. Non ci soddisfa tutte quante le domande di curiosità, a Dio non bisogna chiedergli perché, eccetera, eccetera. Per questo motivo, perché questa è sicuramente sua volontà, in questa vita terrena, dopo il peccato originale, vuole che si stia in questo stato, sicuro. Con questo piccolo segreto di santità che oggi ci viene ridetto, ecco perché ho sempre pensato, mia opinione personale, in termini espliciti questo non si trova scritto nel libro di cielo, però in termini espliciti no, ma a mio avviso la sostanza di questo certamente che c'è, come nel discorso che fa oggi Gesù, no? Di questo intendo che la vera devozione alla Madonna, la vita di unione con la Madonna, soprattutto quella che si realizza con la consacrazione insegnata dal santo Luigi Maria Grignon da Montfort, è, come dire, non solo propedeutica, ma un'enorme facilitazione per imparare a vivere nella divina volontà. Perché quando ci si è totus tuus, quindi fusi, legati con Maria, quando si impara a fare tutto con lei, per mezzo di lei, eccetera, che ci vuole, insomma, ad aggiungere, come dire, un richiamo a vivere questa unione attraverso il fare nostri i suoi atti di amore, di adorazione e di gloria. Quindi questa è una cosa che tra l'altro San Luigi già in parte insegna, quando si fa la comunione, si fa la comunione con Maria, quindi si riceve Gesù fusi con Maria, si offre a Gesù le adorazioni, i trasporti eucaristici, i ringraziamenti che faceva la Madonna e ad essi ci si unisce. Questo certamente non ci esime dal fare i nostri, però certamente li sublima, insomma, perché per quanto io possa, per grazia di Dio, fare un grande ringraziamento dopo l'Eucaristia, pieno di devozione, pieno d'amore, questo in confronto a quelli che faceva la Madonna non è assolutamente nulla, insomma, no? E questo noi dobbiamo essere consapevoli. E questo è bellissimo. Quando si realizza questo, spiega Gesù,
io sento in te la voce della mamma mia. Cioè, abbiamo fatto l'esempio del ringraziamento. Posso io, quando faccio la comunione, il ringraziamento, far, come dire, sentire a Gesù come se la Madonna avesse rifatto la comunione in me e lo stesse lui ringraziando? Ma certamente, certamente, non solo nella comunione, anche quando spazzo per terra, perché la Madonna spazzava per terra, cioè fare tutte quante le cose con Maria, come spiega San Luigi, no? Il suo amore, la sua operazione, la sua gloria. E viceversa, siccome il tempo non c'è nella divina volontà, questo vale comunque, l'ho detto tante volte, quando facciamo un'ora della passione, l'ora della passione è come, ha delle analogie, attenzione, non voglio certamente sparare le eresie, no? Ha delle analogie con la messa. Che cosa intendo? Quando noi andiamo a messa, è come se stessimo sul Calvario, cioè, perché la messa non è altro che il sacrificio del Calvario reso presente adesso attraverso il sacramento. Cioè Gesù, come dire, sensibilmente non soffre quando si celebra la messa, ma la messa non è altro che un tornare al Calvario e un fare presente il Calvario in ogni luogo in cui si celebra, farlo presente non come memoria, ma come attuazione. Questo è un sacramento. Quando io opero nella divina volontà, se faccio un'ora della passione, non è semplicemente, che già sarebbe tanto, ricordare Gesù che è stato nel Getsemani, che è stato catturato, che è stato processato, che è stato maltrattato, incarcerato, flagellato, coronato di spine, caricato della croce e crocifisso. Questo è già una grande cosa, no? L'esercizio più bello che commemora la passione di Gesù è la Via Crucis, che è enormemente santificante. La Chiesa ci annette l'indulgenza plenaria per farne comprendere la grandezza e l'importanza. Ma lì io sono presente alla passione quando Luisa comincia a fare tantissime ore, l'ho detto tante volte, bacia Gesù sulle mani, sui piedi, sul costato, esfondendogli l'amore, quindi in quei momenti precisi in cui lui stava soffrendo. Io devo pensare senza dubbi che Gesù, io lo sto facendo adesso, ma quando lui stava vivendo quelle cose, le ha sentite. E le ha sentite tante volte, quante volte io farò queste benedette ore della passione. Non è un modo di dire, ecco perché bisogna comprenderle queste cose. Non è un modo di dire. Così, se ci si unisce alla Madonna, cioè nelle operazioni che la Madonna stessa faceva sulla terra, ci sono le nostre. Adesso tutto questo è tutto velato, d'accordo? Perché c'è il velo della fede, cioè la candelina accesa che sì, tu non vedi niente, non vedi quasi niente, e lo vedremo dopo, perché quando andremo in paradiso succede come quando, finito l'ingresso della veglia pasquale, ecco, all'ultimo Cristo luce del mondo, rendiamo grazie a Dio, si accende la chiesa illuminata a giorno e si canta il pregonio, ecco. Quando saremo morti, si illumina la chiesa a giorno e si canta il pregone, e tutto quello che abbiamo fatto, nella misura in cui ci abbiamo creduto, lo vedremo. Ecco quello che è successo. E adesso ci divertiamo un po', veramente, perché dopo tanta tribolazione, insomma, dopo aver camminato a tentoni con sta fiammella, insomma, che già è un miracolo che uno non inciampa, non si spacca la testa, dopo il registro cambia assai. E questo è un segreto. È un segreto di santità, ma è anche una, ripeto, questa è una rivelazione sempre in senso lato, perché se uno pensasse bene ai concetti dell'eternità divina, alla Santissima Trinità, al fatto che le tre persone divine hanno una stessa identica volontà, questo si sa già dalla teologia, no? Quindi se uno ci riflettesse bene su tante cose, ci avesse un pochino di luce, forse ci potrebbe pure arrivare. Ecco, certamente quando Gesù te lo dice esplicitamente ti toglie ogni dubbio e ti ci fa arrivare, diciamo, in maniera un pochino più spedita, fermo restando, ecco, la nostra apertura, perché si tratta di concetti divini, trascendenti, quindi che chiedono l'apertura del nostro cuore per essere accolti e per essere almeno in parte compresi, perché poi possano essere vissuti, perché questa è strada sicura e certa di santità che procura a sé e all'umanità intera
grazia in misura sovrabbondante. Bene, Santa Vergine Maria, oggi abbiamo all'interno di questa nuova giornata in preparazione alla tua festa dell'Assunta, abbiamo ascoltato il giustissimo elogio da parte del Signore della grandezza e dell'eccellenza della tua vita e ripassato, ecco, rievocato uno dei segreti grandi, che appunto una grande unione con te per vivere in pienezza la vita nella Divina Volontà. Beh, aiutaci semplicemente a vivere tutte queste cose, a viverle in pienezza, per poter appunto attingere a questa grazia immensa di cui tu sei stata colma, averla per noi, espanderla sull'umanità intera. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.